Sì, Nicola Corrà, il picconatore, trasmette oggi da Amaropoli, provincia di Reggio Calabria, su Piana TV 881 digitale terrestre. La mia trasmissione è in diretta al 0966 091 023. E ripeto, 0966 091 023. E incominciamo con la mia trasmissione dicendo che oggi è il mese di 11 novembre 2018. E 18. È una giornata dedicata a Mileto, Paravate di Mileto, a Mamma Natuzza, dove oggi stamattina ci sono quasi 20.000 persone con autobus, macchine, eccetera, eccetera. Perché come oggi è arrivata la mamma, la Madonna di Mamma Natuzza, voluta da lei e voluta logicamente dalla Madonna, da Gesù, da tutti. È una donna, Mamma Natuzza, che deve essere ricordata non solo oggi, ma nell'eternità. Oggi Mileto, grandissima festa, sempre per Mamma Natuzza, perché le cose pare che si stanno mettendo a posto tra il vescovo e l'amministrazione di quella basilica. Quindi il vescovo oggi dirà a Mileto la messa sul sagrato dove c'è la basilica e poi ci sarà la processione in onore alla Mamma Natuzza. Quindi speriamo che Mamma Natuzza fa i miracoli per la Calabria, per l'Italia e per tutto il mondo intero. Che in questo momento il mondo è molto colpito dalle calamità naturali, non so, volute non so da chi, ma i mari, i fiumi straripano e quindi ci sono alluvioni a non finire. Vedi Genova, vedi la Calabria, vedi la Sicilia, ove tutto è stato perso, sia come piantagione, come ossigeno, sia come tutto, perché le strade sono tutte spaccate a due, non si può transitare per arrivare in una certa località e quindi anche la Regione Calabria, il governo intero, al Senato e a Montecitorio e anche Massimo Laverio deve essere attento per la nostra bella terra di Calabria, dove i danni sono stati immensi. Vede la zona su Serra San Bruno, vede la zona su Monte Rosso, vede la zona sulla Lamezia Terme, dove ci sono stati anche dei morti, vede la zona su tutto il territorio, vede la zona sul fiume dove a Gioia Tauro per un miracolo non ha alluvionato la città, in quanto degli operai una settimana prima avevano, diciamo così, pulito i margini di quel fiume e ricordo che si chiama il fiume Budello. Quindi io pongo l'attenzione al sindaco o al commissario che ci sarà sicuramente a Gioia Tauro, massima attenzione per la città di Gioia Tauro e di tutta la piana, dove le strade sono tutte franate, la S18, diciamo anche provinciale, sono tutti fossi, sentieri che scendono a valle, c'è una vera porcata, quindi noi dobbiamo attenerci a quello che la Regione Calabria ci dà, dobbiamo attenerci a quello che il governo centrale ci dà e dobbiamo attenerci anche alla divinità, a Gesù, alla Madonna, che ci possa portare in tutto il mondo serenità, tranquillità per poter. Non dico al massimo di vivere bene, ma di vivere almeno per la sopravvivenza. Qua ci stanno togliendo tutti, in Italia, in Calabria, nel mondo. Adesso vedi un riferimento in America, a Trump, e là c'è stato un alluvione tremendo, lampi, tuoni, molti morti, si parla di 200 morti, 150 morti solamente in un giorno. E poi ci sono tutti questi macchinari. Vedi anche Genova, tutte quelle caravane che servivano, diciamo, per quelle che avevano i miliardi, si intende, non per il povero, che il povero non ha nemmeno pane da mangiare, se l'è portata via, ha rotto tutti i margini, si è rotto tutto via, danni di miliardi. Questi miliardi, se voi accendete la radio ogni giorno, tante, tante cose gravi che succedono in tutte le regioni d'Italia e quindi tutti questi danni che la natura fa. Sono miliardi di euro che si debbono poi spendere e chi li paga questi miliardi? E li pagano sempre noi, i fessi, perché chi c'ha soldi in abbondanza mangia, beve e non tanto soffre. Però
ma che non ha nemmeno un po' di lavoro, manco una giornata di lavoro. E quindi a parole povere è costretto, che poi arrivano anche le cartelle, pure che se non hai niente, arrivano sempre le cartelle. Tu te devi prestare, te devi vedere fare nella vita come devi pagare. Se non paghi, non puoi camminare con la macchina, niente, non puoi fare niente. Ti bloccano tutto e siamo fottuti. E allora parliamo anche della questione del ponte di Genova. Ma ce ne sono tanti ponti da ricostruire. Che il ponte di Genova deve essere costruito subito, perché là lega, se si vuole andare all'estero, bisogna entrare là, bisogna sistemare il ponte Morandi, si deve sistemare subito. Ma mi pare che cala politica, quando sì, quando no, ieri 100.000, 300.000 persone hanno fatto sciopero, perché dicono che si deve fare, ci vuole il sì, non il no, per non fare questo ponte Morandi. Quindi io mi domando e vi dico, speriamo che le cose cambiano, però io leggo qualche articoletto perché ci rendiamo così maggiormente com'è la situazione. Allora, Genova è stata sempre colpita da questi malesseri di tempeste, eccetera, eccetera. È venuto anche nel passato, tutto questo era venuto giù da tempo, ma oggi tocca ancora una volta a Genova testimoniare il cambio di fase. Il crollo del ponte Morandi nell'estate che era cominciata con l'improvvisa scomparsa di Sergio Marchionne, se ci ricordiamo tutti, ci ha restituito l'immagine di uno Stato senza progetto, senza neppure la possibilità di esercitare il potere e il diritto di controllo sulle sue strade. La società concessionaria Autostrade per l'Italia, fondata dall'IRI statale di proprietà Atlantia, della famiglia Benetton, si è distinta per mancanza di responsabilità nei confronti del pubblico, i cittadini comuni che pagano un pedaggio, che non dovevano morire perché stavano transitando su un ponte. Responsabilità si intende parola che rimanda alle liberaldemocrazie, alle regole del mercato e della concorrenza, ai diritti dei cittadini e dei consumatori, e non colpa termine che trascina in una sfera diversa, quella della ricerca di un colpevole contro cui accanirsi un capro espiatorio da parte con un processo sommario e addirittura senza processo. Responsabilità ci voleva, ci vuole in termini etici e civili, e responsabilità non si è vista nemmeno di niente. Nel complesso è venuto meno ed è tempo al suo compito di rappresentanza delle istituzioni democratiche e delle regole del gioco. L'ho avvertita come un dramma personale e con una sofferenza evidente il presidente Sergio Mattarella, chiamato a portare ancora una volta sulle sue spalle un'idea di Stato e di Repubblica, partecipe, presente, autorevole, dignitosa eppure sempre meno condivisa dagli altri protagonisti della vita pubblica. Era lì Mattarella, come 2 anni fa, nella palestra di Ascoli, di fronte alle bare delle vittime di Arquata, dopo la scossa del terremoto della notte del 24 agosto 2016. C'era sempre Mattarella con i suoi capelli bianchi, il suo pudore, la sua umanità, in modo antiretorico. Anche a Genova, una settimana fa, era lì a tenere insieme le ragioni del vivere comune, in un contesto sempre più sfacciato, ridotto come il ponte di Morandi, un pezzo di qua e un pezzo di là, con la famiglia che hanno detto di no ai funerali di Stato e quelle che hanno detto di sì, ci crediamo ancora in questa istituzione, in questa giustizia, nonostante tutto? Con i volontari, i vigili del fuoco, le protezioni civili, le persone che scavano con le mani, il mondo della solidarietà da una parte e gli speculatori, i predoni, i sciagalli dall'altra, chi si prende cura, sentendolo come un suo dovere e che aveva il dovere di prendersi cura e non l'ha fatto, in mezzo c'è il vuoto nella faglia di un terremoto come nel nulla che collega un pezzo di ponte all'altro. Uno spettacolo inverosimile perché un ponte viene costruito per unire, non per dividere, tantomeno per uccidere. Questa è una cosa che rimarrà nella storia fino alla scomparsa del mondo. Queste cose non debbono mai succedere più, né in Italia e in altre nazioni del mondo. Sono cose che
Non si possono sopportare, non si possono vedere queste cose qua. Quanti miliardi si sono spesi per questo ponte? Quanti? E questa è stata la fine. È sceso giù come una ricotta. Non si poteva provvedere questo ponte che cadeva così, si sbriciolava come se nulla fosse. Vi ricordate le fotografie in televisione? Quel camion si è salvato la vita proprio all'estremità, 2 metri dalla caduta della macchina nel precipizio. E queste cose vuol dire creare morti, morti per tutti, non solo per gli italiani, ma quella era un ponte che si arrivava in tutte le parti del mondo, signori miei. Quindi a parole povere, Genova, nel senso che il ponte è proprio rovinato. Si deve fare subito il ponte perché crea lavoro, creano tutti questi diciamo, industriali. E senza ponte che fanno? L'economia come va senza quel ponte? L'Italia come va a finire? Bisogna mettersi in regola, amici miei. Questa è l'Italia, questo è il governo, un governo nuovo, che il popolo italiano ha voluto cambiare tutto, vuole vedere cose positive e non negative. Quindi vediamo un pochino ancora i giornali, cosa dicono anche per questo governo. Io vi auguro che questo governo dura non 5 anni, ma più possibilmente. Ma vedo però da chi è stato bidonato dal popolo italiano che fanno troppa pressione ogni giorno. Questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene. Ma se voi avete governato per 20-30 anni e non è andato bene proprio nulla, ma diamoci il tempo a questo nuovo governo di vedere un pochino com'è la situazione. Diamo, ancora contà, 4-5 mesi che è lì. Diamoci un po' di tempo. Per il ponte Morandi, io ripeto, logicamente l'articolo e di Marco da Milano che dice c'è un altro ponte da ricostruire, un altro ponte da ricostruire non solo a Genova, tutta l'Italia i ponti andranno giù perché da 60 anni che non si fa nulla per i ponti italiani, non si fa nulla e andando così l'Italia è a zero, perché non abbiamo soldi, non abbiamo niente, siamo indebitati, l'Italia è indebitata fino ai capelli. E le altre nazioni ci bersagliano. E non solo i ponti cadono, ma ce ne stanno ponti in Calabria. Vedi quello di Gioia Tauro, quello di Catanzaro, ma se andiamo a toccare lì dicono no, tutto bene, non va bene un pontina pontine. Non va bene nulla. Mario Oliverio batte! Deve battere il pugno sul tavolo come lo batto io, così! E affrontare che tu hai la possibilità e l'autorità di farlo. Io no, non lo posso fare, vorrei farlo. Perché io faccio battaglia non da oggi, da 50 anni, che mi batto per la mia terra di Calabria e anche per altre regioni d'Italia. Io ho molte persone che mi vogliono ascoltare. I miei fan ci sono al mondo, in tutto il mondo. Arrivano telefonate dalla Francia, dalla Germania, da tutte le parti del mondo. Mi arrivano telefonate. Nicola Currà, unico e solo, in Calabria e nel mondo. E allora andiamo avanti con questo. Quindi non solo i ponti stanno cadendo a tutte le parti. È toccato a Genova, vedrete che quanto prima cadranno in altre nazioni, in altre regioni d'Italia, anche nelle altre nazioni. Perché che volete, chi va al potere pensa solo per se stesso, mai per il popolo. Al popolo arrivano le briciole, ma i quattrini veri arrivano a quelli che comandano, ai politici che hanno il potere. E
E tocca il punto dei vitalizi. I vitalizi che sono lanciati in Calabria da chi? Da Nicola Corrà e Paolo Giura. E nessuno si può fare avanti per dire sono cose che l'abbiamo detto noi. Nicola Corrà è stato il primo protagonista per i vitalizi, con Paolo Giura. E lo ripeto, toglietemi i vitalizi, non elemosinare. C'è che ne prendi 3, 4, 5, 6, lo ripeto tutti nei miei programmi, tutte le volte che io trasmetto in televisione. Se l'Italia è combinata così, la colpa è di chi? Del popolo, e anche del popolo che dà di consenso a gente sballata. E allora chi è andato al governo anche adesso, debbono fare la Lega Salvini. Bisogna fare cose giuste per la Calabria e non dimenticate mai, ecco sul televideo come si vede il ponte, come è caduto quello di Genova. Ve lo facciamo vedere. E speriamo che non cadano in Calabria, ma ne stanno cadendo. Vede la zona la Ionica, sulla Ionica, i ponti sono state fatte prima della guerra, si può dire. Nessuna manutenzione. Si è fatto i soldi per metterli in banca. Ma che cosa serve? Siamo nati per morire. E la morte arriva per tutti. E questa è l'unica cosa giusta. Morire tutti. Questa è la verità. Quindi dobbiamo, anche il nostro Presidente della Repubblica, che è un uomo del sud, un uomo siciliano, che ha avuto anche, diciamo, anche lui cose non belle, per l'uccisione del fratello. E io dico al nostro Presidente della Repubblica, coraggio Presidente Mattarella, vai avanti, che sei un uomo che tu veramente fai parte di una buona Italia. Quindi deve darti da fare di più per fare, logicamente, controllare, vedere un pochino la situazione. Perché a queste condizioni l'Italia, noi parliamo dell'Italia perché io trasmetti qua a Reggio Calabria, sulla provincia di Reggio, però bisogna stare attenti, come il ponte di Genova, quanti ponti cadranno ancora in Calabria, in Sicilia, nella Puglia, nel Lazio, nella Lombardia, nel Piemonte, nella Liguria, ma tutti i ponti sono abbandonati al sostegno del dopoguerra. E senza ponte, senza strade, non c'è vita, non c'è lavoro, senza industria non si va avanti. E allora questo dobbiamo noi pensare. A questo governo dobbiamo dare conto di andare avanti e non sentire che quello vuole questo, quello vuole quell'altro. Dovete unirvi! Il popolo italiano vi ha mandato lì per mettervi d'accordo a fare opere in tutta l'Italia, in tutta, senza discriminare nessuno. Leggiamo anche per riposare un pochino ogni tanto, io no, se no che facciamo così? Non è mai stato così profondo il distacco tra la sinistra e il popolo. Articolo di Marco Damiano, da Milano. Categoria ambigua, ma che non può essere abbandonata a Lega e Movimento 5 Stelle. Queste sono entrate da poco, quindi non si può pretendere di più. Per me stanno lavorando bene. Ma solamente che i soldi sono pochi, cioè i soldi non ce n'è in Italia, mettiamoceli in testa. I vitalizi li dovete togliere, li dovete togliere, perché i giovani sono sulla strada, i nostri scienziati vanno all'estero. E qua rimane solamente, che cosa? Ospedale abbandonato a se stessi. Chiusure di negozi,
C'è una cosa negatività su tutto. E ancora i vitalizi che vanno in televisione, hanno una spaccettaggine di andare in televisione. Questo dice un diritto che io ho. Ma quale diritto hai? Se te lo stai prendendo da 20-30 anni. Le leggi sono cambiate. Oggi non bisogna dire c'è un diritto. Oggi bisogna dire che si sta male e quasi muore di fame. E più ve ne sapete, più ve ne volete. Non è giusto a questo modo. Non si può andare avanti così. Salvini, che sei un uomo che hai un pugno di ferro, vai avanti così. Allora, prima pagina, Italia selfie, Italia crack. Chi sapeva è attaccato sul ponte Morandi, strade a pezzi, l'intreccio tra privati, politica e finanza, uomini, strategia del Minkulpop, grillo leghista, premessa zero, arriva autunno dell'economia. E la realtà e la propaganda. Chi sapeva è taciuto, la società autostrade, il ministero, il provveditorato, opere pubbliche e un comitato tecnico che ha sbagliato tutto. Di Fabrizio Gatti l'articolo. Non leggo perché si perde molto tempo. I governi e i ministri passano. I funzionari dei controlli invece restano. Ripeto queste frasi. I governi e i ministri passano, i funzionari dei controlli invece restano e si promuovono a vicenda, a volte senza averne titolo, senza essere anche senza titolo. Vanno avanti. Tanto non ci sono controlli. Ma se sbaglia un povero, subito viene il controllo. Subito! Facciamo qualche riferimento degli anni precedenti. Acqualunga, 28 luglio 2013. Viadotto Acqualunga della 16 Travellini in Napoli, 38 morti. La barriera protettiva cede all'impatto con un bus perché i bollori sono usurati. Logicamente i camion che vanno sulle autostrade bisogna fare dei controlli perché sono vecchi e quindi producono danni e anche morti. Scorciavacche del 30-12-2014, strada Palermo-Agrigento, il viadotto Scorciavacche cede una settimana dopo l'inaugurazione. Indagati i quadri siciliani dell'ANAS. L'ex presidente di Anas Ciucci, i vertici delle aziende che hanno realizzato l'opera. La cattiva strada, gallerie killer, cedimenti, appalti, poltronifici. Ecco perché la rete viaria italiana è diventata un supplizio. Articolo di Gianfrancesco Turano. Allora, poi dice che c'è la legge del 2001 sulle responsabilità delle aziende, protegge i top manager che possono non sapere. Ci sono tante cose che lo Stato deve rivedere. Bisogna aggiornarsi, bisogna aggiornarsi. Passiamo, allora, ripeto ancora la trasmissione in diretta al 0966 091023, piano TV 881 digitale terrestre. C'è il picconatore in programma, ascoltatelo con la massima attenzione.
Poi vediamo un articolo, passiamo logicamente e chiudiamo la parte che ci interessava moltissimo per la nostra bella terra di Calabria, per l'Italia intera. E dopo aver logicamente detto qualche cosa per farlo capire come stanno effettivamente le cose all'11 novembre 2018, passiamo a parlare, diciamo così, dei giornalisti. Che l'articolo è di Marco da Milano, scritto Partigiani della Parola. Cosa vuol dire? I giornalisti sono ostacolati, malmenati, minacciati. Oggi i giornalisti sono sotto tiro, ma resistono ancora. Resistono fino a quando non si sa. Come recita l'articolo 21 della nostra Costituzione, nata dalla resistenza e dell'antifascismo, partigiani della parola, dello scritto, di ogni altro mezzo di diffusione, la radio, la televisione, i social, in un paese in cui un vertice del sistema comunicativo, Marcello Dell'Utri, era capo, eccetera, eccetera, della Fininvest. E poi giornalisti ostacolati, malmenati, presi a schiaffi. E attestati davanti alle telecamere, finite nel mirino come Federica Angeli di Repubblica. Giornalisti uccisi a Malta, Daphne Caruana Galizia e in Slovenia, Jan Kuciak. Per il report di Reporters Sans Frontières, l'Italia è al 14°, 46° posto nella classifica della libertà di stampa. Il livello delle violenze contro i reporter continua ad aumentare. Allora, da parte dei poteri di ogni tipo politici, economici e criminali, allergici alle inchieste, alle critiche e alle querele facili con cui intimidiscono soprattutto i più giovani, e da parte dei lettori che sempre più si allontanano da un'informazione che percepiscono lontano, di palazzo, la realtà, la professione è già mutata, la tecnologia offre possibilità infinite, il festival del giornalismo, da quello di Perugia, di Trieste, dedicato al giornalista Rai Marco Lucchetta, ucciso a Mostar nel 1994, quanti giornalisti sono morti? Con Alessandro Ode e Dario D'Angelo sono appollate di ragazze e ragazze che sognano di svolgere il mestiere di raccontare, come lo chiamava Primo Levi. Negli istituti, nei licei, tornano i giornalisti scolastici. Quindi, a parole povere, i giovani vorrebbero fare i giornalisti, ma a quale condizione? Per morire, non credo. Quindi bisogna dare spazio di parola. Senza giornale chi sa niente, non si sa niente. Per comunicare ci sono i giornalisti, ci sono la televisione, ci sono altre cose. Per non spegnere la voce di libertà che come quella di Puntini continua a parlare. Cioè, uno non è che può parlare sempre, perché poi rischia anche la vita. Quindi bisogna fare i puntini e stare un pochino quieti. Vediamo un pochino di che cosa dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare anche dello sport, quindi a parole povere dobbiamo parlare delle nostre belle terre, diciamo delle nostre squadre della Calabria, prima in Serie A, adesso sono in Serie B, del Crotone, del Cosenza. E allora, per il Crotone che ha avuto la sfortuna dalla Serie A di scendere alla Serie B, voluta, puntini puntini, non perché non era una squadra degna di essere in Serie A, ma per tante cosette che non hanno funzionato. L'abbiamo scesa in B, altre squadre che magari non meritavano di essere in A e dovevano scendere in Serie B sono rimaste in Serie A. Siamo alla sesta partita, o la sesta, non ricordo bene, e il Crotone non sta dando dimostrazione di una bellissima squadra, pur essendo a linea di massima i giocatori che erano in Serie A. Sono scesi in Serie B come quando che scendendo dalla Serie A alla Serie B sono rimasti storditi, senza
sembrano che non siano quei grandi giocatori che hanno dimostrato di essere scendendo in Serie B. Hanno cambiato già l'allenatore, è subentrato un altro allenatore che, per modo di dire, e si dice che era bravissimo, ha vinto tante cose con le squadre di Serie A nel passato. E dicono che questa Crotone non è che non sanno giocare o non vogliono giocare, ma che sono colpiti maggiormente nel cervello, nella testa. E quindi bisogna che questo nuovo allenatore lavora logicamente per rianimare queste persone, per far capire a loro che se non rendono sul campo sportivo bisogna dare subito prova di fare cambiamenti. Deve cambiare se uno vede che è un tipo che non scappa, che non cammina, un tipo che prima faceva gol a destra e a sinistra, oggi non ne fa nemmeno uno e dorme. Bisogna metterlo là in disparte, farlo allenare in seguito e mettere altri giovani, altri giocatori, almeno per provare. Non si possono perdere delle partite in casa, ma si debbono vincere. Invece in casa, quando si pareggia 1-1, quando si sta perdendo e poi pareggiamo, allora ecco che subentra noi stessi e facciamo il gol. Sono cose che possono accadere, non è un rimprovero. Ma massima attenzione! Ci vuole massima serietà, massima attenzione. Voi giocatori che giocate nel Crotone e nel Cosenza, dovete mettervi la mano sulla coscienza, la Calabria è povera. Per mettervi lì a giocare dovete dare soddisfazioni. Perché chi vi ha assunto deve pagare. Ma dovete avere coraggio di affrontare. Senza pensare mentre scappate, chissà che cosa pensate. Dovete dedicarvi alla palla per farla entrare nella rete. Quindi cosa dico? Auguri, auguri, auguri a Cosenza e Crotone, auguri all'allenatore nuovo del Crotone e auguri all'allenatore anche del Cosenza, che Dio ce la mandi buona e che queste grandi squadre, che sono grandi, dopo 50 anni il Cosenza è andato logicamente in Serie B. Ed ecco subito la prima partita, la seconda partita, squalifica di campo, qua, là. Ma dove siamo? Ci avete abbandonati dal dopoguerra e adesso insistete ancora sulla nostra squadra di calcio. Ma che cosa avete contro la Calabria? Che cosa avete? Se avete qualche rospo che ve lo tenete per voi? Allora, quando gioca il Crotone e il Cosenza, e anche la Sicilia, e anche la Bassa Italia, non dovete colpire nessuno! Dovete fare le partite con la massima serietà, la massima sicurezza e dare coraggio. Forza Crotone, forza Cosenza! Che hai fatto all'inaugurazione quando sei salito in Serie B 2 mesi fa, 1 mese e mezzo fa, una grande parata di fedeltà alla squadra del Cosenza e anche a quella della bella Crotone. Perché è possibile che io, che sono molto attaccato al Crotone, alla Cosenza e alla mia Calabria, mi metto alla radio o alla televisione a sentire e a vedere, e quando vedo queste cose, sento queste cose, mi ammoscio pure io. E perdo tutto, non mi so spiegare più come andare avanti. E così nel vedere questa mia bella Italia, che è una delle più belle nazioni del mondo, dove c'è mare, dove c'è montagna, dove c'è tutto, dove c'è il sole dalla mattina alla sera, e poi arrivano logicamente queste tempeste volute da madre natura. Cosa vuol dire? Vuol dire che le cose non vanno bene. Queste sono punizioni che il mondo sta avendo per i malefatti, sia sull'umanità, sia su madre natura.
sia sui fiumi, sia sui mari. E allora io concludo il mio programma politico, perché stamattina mi aspetta mamma Natuzza alla mia Mileto, dove io logicamente c'è qualcuno che deve fare dei programmi televisivi, e la presenza di Nicola Currà, unico in Calabria, in Italia e nel mondo, non può mancare. Mamma Natuzza, proteggici tu, prega per noi, prega per la Calabria, prega per il mondo intero, prega per gli uomini politici che si mettono la testa a posto, perché l'Italia non ne può più e siamo tutti quasi morti e non vogliamo essere vivi. E allora la cosa principale qual è? Creare lavoro per i giovani, creare tutto, creare cose belle. Nonno, e cose belle quali sono? Ospedali che non ce ne stanno. E mi riferisco a quelle di Vibo Valenzi che dicono che adesso va avanti, i lavori sull'ospedale di Cosenza vanno avanti. Quell'altro di Gioia Tauro, non lo so, di Polista, qua, tutte promesse, vediamo dove arrivano. Questo è l'augurio che Nicola Correa vi dà, che vi dà, cioè che dovete essere felici con le vostre famiglie, con i vostri figli, e pregare mamma Natuzza e tutte, anche la Madonna qua, dove sono a Marobita, che c'è la Madonna di Pompei che l'ha cremato tempo fa e che ci dà la benedizione. Quindi un benessere per tutto il mondo, un benessere per tutto il mondo, per i nostri politici e per il nostro Presidente della Repubblica Mattarella, che si deve prodigare a controllare minuziosamente tutto quello che manca. Tanti auguri, che se vedo leggendo il giornale che per il porto di Gioia Tauro ci saranno delle buone speranze e tutte, quindi diciamo sia alla Regione Calabria e Mario Oliverio di mettersi logicamente la mano sulla coscienza, a fare e a controllare tutto, che le cose vadano bene. E con queste ultime parole vi dico, oggi è la giornata di mamma Natuzza, che Dio ce la mandi buona e che mamma Natuzza prega per Piana TV, per tutte le televisioni calabresi e per tutti gli uomini che vivono nel mondo. Arrivederci, a presto, alla prossima puntata. Nicola Currà, uno che è unico in Calabria, in Italia e nel mondo. Viva l'Italia!